love, ciao belli, ciao belle, hola chichi, ciao. Allora, giro questa piccola e breve intro con una faccia decisamente da discutere, con un microderma che sta di merda, fra parentesi, perché l'altro giorno vi ho fatto un piccolo vlog, non guarderò mai il pallino, ma tanto oramai ci ho perso le speranze. Vi ho fatto l'altro giorno un mini vlog dove vi faccio vedere la durata della Mulak. Allora, perché ho voluto provare? Perché comunque io sapete che c'ho Fetish e Asylum, gli ultimi insomma della collezione ultima, e sono un rosso e un nude. Allora, Fetish è quello più scuro, mentre Asylum è quest'altro. Allora, visto che comunque hanno una durata molto diversa, allora sono entrambi molto molto durature, cioè nel senso hanno una buona durata, però questa qui, questa Asylum regge molto di più. Ora non mi ricordo quale ho detto, era Asylum. Ok, Asylum regge molto di più. Mentre Fetish, che è per l'appunto quella che avevo sulle labbra, regge abbastanza molto meno. A questo punto, dopo aver provato anche quelli di Kat Von D, ho capito, ci sono arrivata, che comunque le tinte labbra che tendono ad essere più chiare hanno una resa e una durata molto minore rispetto alle altre. Fatemi sapere se succede anche a voi o se è una cosa che succede a me o comunque. Quindi vi lascio al video, non è niente di che, nel senso sono, io l'ho messa la mattina verso le 9:30 e arrivo a casa in tram verso le 1:30, quindi 9, 10, 11, 12 sono 4 ore per lo più, però insomma voglio dire, ho cercato di mostrarvelo al meglio, anche perché dopo 4 ore solitamente sono una bella tinta che mi regge, ce l'ho ancora sulle labbra, se invece poi la tinta è un po' più e mi regge meno come del resto questa, infatti siamo arrivati poi allora verso le 12, insomma allora che si stava verso l'una quando si andava a casa e comunque la tinta nella parte interna ha cominciato ad andare via. Quindi niente, ho cercato di farvi questo piccolo videozzo, spero che vi tenga un po' di compagnia. Niente, sarà un vlog normalissimo come faccio io, quindi io vi mando che questa cosa c'entrava. Cioè, fatemi capire cosa c'entrava dirvi che questo sarà un vlog come faccio io. Vi mando un bacio. Ve lo fate beare. Ciao, my love. Buongiorno, love. Allora, ho deciso di farvi, visto che stamattina mi sono messa il lip della Mulak, non mi ricordo se è Fetish. E voglio farvi la durata di tutta l'arco della giornata. Allora, io me lo sono messo alle 10:30, sono quasi un quarto alle una. Ho trovato Veronica Scotterina. Ciao, vero? E quindi niente. Voglio vedere quanto dura durante l'arco della giornata. Ora, siccome l'ho già portato, l'ho già fatto che non dura. Quando specialmente arrivi a mangiare, niente, non dura niente. Però vi voglio provare a fare questa prova. E nulla, niente di che. Mi è cascato il vetrino davanti. Stamani, infatti, conto che sono truccata pochissimo. E mi sono data il fondo della Wet n Wild, che tutte me l'avete chiesto. Allora, è un fondo, è uno di quelli che sto adorando di più. Uno perché è coprente, però se ce ne mettete meno, se ci mettete meno prodotto, comunque copre molto meno. Quindi è perfetto. Già, voglio prendere l'appuntamento per un tatuaggio. Ora sabato dovrebbe venire il mio cugino a farmelo. Vediamo, perché il mio cugino e l'altro cominciano a fare tatuaggi. E quindi vediamo, mi voglio riempire. Ne ho diversi da fare. Ora stasera lavoro su quell'altro che mi deve fare lui. E poi voglio andare dal pesca. Quindi, per ora regge. Già perfetto. E niente, quindi vi saluto dopo perché ora la gente mi punta, mi guarda, mi fa sentire una ladra. E niente, dai, a dopo. Deve sclerare. Ho ricaricato la scheda di 12, di 6, di 10 euro perché io ho l'offerta 12, avevo preso queste due sim da 12 euro, ok?
per l'offerta di Natale di San Valentino delle Poste. Cosa succede però? Io il numero vecchio lo volevo levare, quindi a me mi serviva soltanto l'altra scheda, no? E io dissi però una metto via e con quell'altra ci ricarico da 6 euro. E invece no, devi ricaricare sempre comunque 12 euro e una scheda è a puttane. Quindi a questo punto non mi conviene un cazzo. E quindi se lo vado a fare il culo come al solito. Io gliel'avevo ben detto a questa donnina, però vabbò. Allora, io oggi vorrei riuscire a farmi sto piercing, ma Aline mi stracaca in pieno perché dice che non gli piace. E io gli ho detto, ma che te frega, tanto poi me lo levo. E invece, niente. Quindi, vabbè. E che vi volevo dire? I love you, my chicken. Allora, in settimana del prossimo... Allora, il 29 dovremmo essere a Firenze. E vogliamo, come siamo a cena dalla vigna, vogliamo vedere di venire il pomeriggio e fare un incontro con voi cicche nel pomeriggio a Firenze. C'è uno, ma guarda se mi sa ridere. E poi la settimana quell'altra a Bologna, quindi vediamo se riesco ad organizzare qualcosa. Inutile cerchi un accendino che non ho. Se riesco ad organizzare qualcosa, ci vediamo. Se vediamo, vabbè, il lip sta a regge abbastanza, qui ci ho messo quello della Essie che mi regalò Franci, ma boh, niente, quindi e Cammy continua a prenderlo nel culo sempre a lungo tempo. Allora, sto prendendo un cappuccino, sono le 1:25, io e Ugo siamo qui, vieni, mettiti al ciccio amore, e il lip se ne sta andando, non, cioè c'è sempre, io non so perché non vedo bene questo telefono. Però è rimasto, ora bevo il cappuccino e vediamo se se ne va. Vento e freddo, ha visto. Meglio aspetta che ve lo faccio vedere dopo. Allora, ho preso il cappuccino e questo è il risultato. Vediamo se riesco a farvelo vedere meglio. Però sembrerebbe ancora che c'è, insomma. Non tantissimo, però. Però ho detto, dai, 4 ore abbondanti, 4 ore e mezza. E la cosina dei libri, vi ci porto. Così vediamo se si trova qualche libricino bellino. Ugo, amore! Sì. Cazzo. Che male. E 28. Ora mio amo se mi fa perdere questo pullman lo uccido, veramente. Lo uccido. Allora vi metto la telecamera di là, aspettate. Allora, vediamo. Me lo tieni per favore te. Vieni. Dunque. Allora, ce l'avevo visto uno l'altro giorno, ma sicuramente il biglietto andrebbe comprato, ma io non c'ho più soldi, quindi ce n'era uno, l'avevo visto, boh, un libro, però l'avevo visto uno bellino l'altra volta, ma non so se ora lo ritrovo. Questo 9,50 euro. Allison corre nel buio. Lo zio si è trasformato in un albero. Tratti del viso entra al parco, una maglietta macchiata di sangue. Pure il senso della frase diventa chiaro. No. Sì, ora si va, amore, dai. Ma allora lì il. Io. Aline. Ehi, Ugo. E Pancrazio. Ehi, Ugo. Ughino, io, amore. Siamo nei bus per tornare a casa e vi dico il lip qui almeno lo vedo. Allora devo dire che come colore ci siamo, nel senso è rimasto, dai, abbastanza, se n'è andato un po' la parte interna, se n'è andata un po' la parte interna, però devo dire che non è malvagissimo, cioè insomma è rimasto 4 ore diciamo, anche perché l'ho messo verso le 4. Sì, verso le 4, che cazzo dico, verso le 9 e mezza stamattina? Come fanno? Bruttino. E niente, mo andiamo a mangiare, visto che ci è rimasto soltanto questo, penso che dopo pranzo non ci sarà nada di nada.
E oggi vi vorrei fare anche il la durata invece di quello rosso, perché la durata di quello rosso, androgeni, fetish, il nome me lo ricordo, la durata di quello rosso è maggiore rispetto a questa. Questo qui, che è più chiaro, dura di meno, mentre l'altro dura di più. Quindi noi vi salutiamo. Ciao. Pancri! Ugo! Che c'è? Che c'è? Che c'è? Sì! E stamattina si è visto un canino su Instagram che tipo gli mancava mezza faccina, nel senso ce l'aveva tutta storta, si vede boh, per un'operazione. E io vorrei... Allora, voglio fare un video sul essere vegani, così avrei bisogno delle vostre di alcuni vostri consigli. Perché sto veramente prendendo in considerazione diventare vegetariana, non vegana, vegetariana. Sarà comunque... Oddio, questa c'ha una felpa bella. Sarà comunque un problema, perché in casa mia c'è il babbo cinghialaio. È un problema, però... cercherò di fare del mio meglio. Una challenge delle patatine. Sì, tipo... l'avevo già detta, quella pizzicose. Pizzicose, Calabria, Maxi, non so che, insomma sono tre. Vanno trovate però. Non so si se comprano. Devo comprare su internet, certo. E vediamo, dai, vi volevamo fare un paio di challenge, vediamo se stasera riusciamo a girarvi qualcosa. E io vincerò sempre. Sempre. A meno Filippo... che non la lascio vincere. Filippo è in Germania. Ci ha mandato delle foto, è stato a una... Devo andare a pinzare il biglietto, perché sennò compravo il biglietto e poi magari mi fa fare la multa perché non lo pinzo. E quindi niente, ma quanto sei in amore di te. E ho bisogno di un po' di dritte vostre, va buono? E con questo chiudiamo, perché non... porcate, basta. Devo ricomprare il vetrino sopra, perché ieri mi si è proprio staccato tutto di netto, ce l'ho rimesso, però innanzitutto c'è un sacco di pispolini che non mi fanno vedere niente. E niente, siamo qui bene, dai, cioè, Dio mio. E quindi niente, dai, io vi mando un grande bacio, fate brave, casomai ci vediamo tra un po'. Ho messo il video. Allora, siamo arrivati a casa e c'è un solicino fantastico, si sta da Dio quando fino a che non alza il vento, perché appena alza il vento si crepa di freddo. Ed è tipo, mi hanno detto che è il vento che viene dalla Siberia, a Pasqua nevicherà addirittura, quindi ditemi voi, fra poco anche il mio compleanno, ad aprile è il mio compleanno. La Hami invecchia, io. La Cami Milf, io. Andiamo? E niente, vabbè, siamo arrivati a casa. Dopo vi dico se regge la... Sappiate che ve lo dico dopo se regge il pranzo, ma sappiate che non lo regge. Anche perché io poi neanche mi so... Non so mangiare mentre è, perché poi mi pulisco la bocca col tovagliolo. Quindi anche... Allora, già ora, vedete, però all'interno è andata un po' via. Però comunque non è che ci sia stata tanto attenta, nel senso, no? In generale. Però non sono male, insomma, una volta che te la porti dietro, a parte hanno un odore sublime. E niente, dai, domani mattina vado a farmi il tatuage. Di tatuage mi sto riempendo, perché sabato se viene il mio cugino me ne fa un altro. Però tanto mio cugino è affidabilità pari allo zero. Non verrà e io non lo farò. E siccome io e mio amore ci stavamo pensando di fare un tatuaggio, a me mi sarebbe piaciuto una cosa tipo Bonnie e Clyde, no? Allora, io avrei fatto direttamente la scritta Bonnie e Clyde, Ugo. Ma a lui non gli piace. E me l'ha bocciata. Poi, un'altra cosa tipo Bonnie e Clyde, una cosa tipo che cazzo ne so, sempre la scritta Bonnie e Clyde, o se no, la scritta Camilla e Aline. A me non dispiacerebbe neanche quello. Però non piace a lui, piano, amo, ma madonna quanto sei marrone. Amore, mi sono incontrato un bicettino. Quindi magari Bonnie e Clyde con una pistola, che cazzo ne so, con la macchina. E a lui però non piace neanche questa. E quindi boh, a sto punto non saprei che cavolo voglia fare. E niente,
Se avete qualche consiglio, datecelo. Amo, sei di tanta compagnia. Sto scrivendo un messaggio. A chi? Alle donne. Dai. Alle fan. Voglio una donna, 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 donna con la gonna, gonna, gonna. Prendi la te. Buongiorno. Certo. Guardi, si fa, riprendo anche la signora. Buongiorno. Bella, bella, buongiorno. Bella. Comunque dai, se avete qualche idea, fatecelo sapere, va bene? Questa cosa di Bonnie e Clyde a me piace. Comunque, ora domattina, se riesco, allora io mi vorrei fare quelli dei miei nonni, no? Le scritte dei miei nonni giù in fondo, bassa il piede. Però volevo anche farmi fare lo stencil di quello di Axe, no? Lo stencil, proprio mettere il disegno stencilato sulla gamba. Vieni, dammelo a me, che si può vedere. Stencil, piano, piano. Eh no, più che altro non l'avevo chiappato bene. Vai. Stencilato sulla gamba, no? Perché non l'ho ancora provato sulla gamba. Sì, ce l'ho provato con la carta normale mio, cioè quello che ho. Però preferirei farlo proprio stampato sulla gamba per vedere. Per ora il tatuaggio è quello, cioè perfetto, a me mi piace. Vediamo un attimo se mi faccio quello, magari solo contorni, vediamo un po'. Anche perché io oramai sono diventata una sega per farmi tatuaggi. Ho visto Alessandra che si è fatta il collare, tutto così, io morirei. E poi ho visto la Tattoo Convention, gente che si faceva la schiena immobili. Gente immobile che non muoveva una ciglia. E io vi giuro che ultimamente sento un male cane. Va bene, il ragazzo dove vado io ha una mano pesantissima. Cioè, il pesca ha la mano più pesante del mondo. Però fatto sta che io sento un sacco... Oh, piano! Ma Dio santo! Sento un sacco di male. Va bene, dai. Quindi se avete qualche idea su Bonnie e Clyde, fatecelo sapere. Noi ora vi risalutiamo e vi mandiamo un bacio. Yesterday, I love today. Ok.